Se si guarda la letteratura, anche soprattutto diciamo, la letteratura americana, identifica almeno tre filoni. Una è quella che propriamente si chiama Open Innovation, in cui si va a guardare il luogo dove avviene la creazione del nuovo e il luogo dove avviene poi la commercializzazione o l'esecuzione, la diffusione del nuovo. E si vede che non necessariamente questi luoghi devono essere integrati verticalmente all'interno dell'azienda. Comunque, non è solo quello l'unico modo per essere efficaci. Ma un altro ambito molto interessante è quello della user innovation, no? Il paradigma dell'utente che non è più un giudice che dice l'innovazione mi piace, non mi piace e basta, ma è partecipe a differenti livelli, è anche molto importante. E l'ultimo, il terzo grande filone, è quello della cumulative innovation, cioè come più enti o più persone insieme possono creare il nuovo. I modelli diciamo, proposti dalla diciamo, tradizione di Menlo Park è quello integrato, no? Come abbiamo detto, cioè si parte da una ricerca di base, da una ricerca applicata. Si fa uno sviluppo e alcune di queste invenzioni poi raggiungono il mercato perché diventano reali innovazioni sul mercato e sono diffuse. Come dicevamo nella premessa, c'è la possibilità che invece alcune innovazioni che non interessino il mercato diretto della propria azienda possono essere esternalizzate, creando spin-off oppure diciamo, vendute, licenziate come tecnologie. Ancora, diciamo, Chesbrough come padre della parola open innovation, identifica la possibilità invece dell'outside in, cioè di prendere delle tecnologie, delle conoscenze dall'esterno e portarle all'interno delle proprie aziende e commercializzarle. O ancora un modello ibrido in cui si mettono insieme alcune conoscenze interne e alcune conoscenze esterne creando joint venture per poi andare a raggiungere nuovi mercati. Tuttavia, questo modello, se vogliamo, dell'open innovation nella sua forma più restrittiva, ancora ha il paradigma tradizionale, il paradigma in cui la sorgente dell'innovazione è sul lato producer, quindi non è diciamo, l'utente è un consumatore di innovazione, può decretarne il successo o il fallimento, ma non ha un ruolo diverso. L'approccio basato su una forte collaborazione, una forte contaminazione, cross-contaminazione, ispirazione di un progetto su un altro progetto, peer review, interazione forte fra i partecipanti come ingrediente fondamentale. Quindi i singoli progetti, come verranno oggi, come è stato detto anche da Pietro, rimixati, messi in un frullatore per tirar fuori nuovi elementi, nuovi spunti di innovazione. E in questo modo, diciamo, mettendo insieme questi tre ingredienti, quindi dall'Innovation Factory di Edison, abbiamo preso l'importanza delle persone, dell'Innovation Faculty, quindi del network di persone che portano visione, insight sui trend, l'energia, la passione degli utenti, quindi l'utente come in grado di innovare per risolvere un proprio bisogno, ma poi di fare di questo addirittura impresa in alcuni casi, o comunque realizzazione professionale. E il meccanismo di interazione, un meccanismo di interazione molto open, molto trasversale, molto basato sull'interazione, diciamo, sull'auto-organizzazione con poche semplici regole. Questi sono gli ingredienti fondamentali. Diciamo, concludo dicendo che l'innovazione è importante perché chiaramente è ciò che rende competitive le aziende, ciò che fa sviluppare i mercati, che crea diciamo, sviluppo economico e in alcuni casi occupazione, ma noi crediamo che il gesto creativo, il gesto di innovare, il creare il nuovo sia un gesto assolutamente importante per l'uomo, perché nel realizzare qualcosa per la società, per la propria azienda, oppure per se stesso, in realtà realizza anche se stesso, quindi il recupero della dimensione, diciamo, umana anche dell'atto creativo, secondo me è fondamentale. E spero che, appunto, come il Lippi che dice, è stato fantastico poter vivere la vita in questo modo, quindi seguire la propria passione, innovare, diventare anche miliardario. Spero che al di là di fare impresa o diventare un bravo manager, un bravo professionista, questo sia un'opportunità di realizzazione per i nostri studenti.